scenario è sicuramente suggestivo. Se guardate da quella parte vedete il tramonto, siamo a Cascais e ci sono ancora dei surfisti che si apprestano ad affrontare le onde. Com'era la Mégane nella versione, tra l'altro, GT Line, che è omologa di quella che stiamo provando adesso. Abbandoniamo la zona costiera delle dune di sabbia di Cascais e ci addentriamo un po' nell'entroterra per mettere alla frusta questa nuova Renault Mégane. Questa versione ovviamente è dotata delle quattro ruote sterzanti, quindi del sistema 4Control di Renault, e questo aggiunge parecchio, bisogna dirlo, nella dinamica, nell'handling, perché basta molto meno sterzo per fare le curve e dà quella sicurezza di un retrotreno ben piantato per terra che segue bene le curve. Inoltre il nuovo cambio a 7 marce EDC è molto veloce, molto preciso e ha una nuova funzionalità molto apprezzata e utile, che è la scalata multipla. Quando in fase di frenata si tiene tirata la paletta sinistra dietro lo sterzo, la scalata è automatica e si inserisce automaticamente, quindi la marcia più bassa possibile, come in questo caso. Rigido, quindi si presta anche per dei lunghi viaggi e sulle sconnessioni non è fastidioso. Inoltre i sedili sono veramente avvolgenti, in accaltare le pelle, e danno veramente una sensazione di controllo del mezzo.
dobbiamo riportare all'ovile questa divertente Renault. Ci riserviamo ovviamente di portarla in pista, dove è giusto che vada per ruote in pista, nelle prossime settimane, quando l'avremo a disposizione per un po' più di tempo, e vi rimandiamo a un prossimo appuntamento su questa bella immagine del tramonto sull'oceano.